guerra, noi ci troveremo in un mondo un po' cambiato. Ci troveremo grandi potenze, la Cina, gli Stati Uniti, l'India, la Russia, anche se avrà subito, come ritengo, una sconfitta, sarà sempre un grande paese. E noi 60 milioni di italiani, nell'ambito della sfida globale di qualsiasi tipo, politico, economico, commerciale, culturale, possiamo pensare da soli di essere in qualche modo competitivi? O possiamo essere competitivi se siamo parte protagonista in una squadra più ampia, forte non soltanto degli anni che ci separano dalla fine della seconda guerra mondiale, perché Europa è nata per porre fine da un lato alla dittatura nazifascista che ha provocato la seconda guerra mondiale, ma anche nata poi, si è allargata poi, per liberare dalla dittatura comunista i paesi dell'est. Con la parola libertà ho unito tutti. Contro le dittature l'Europa deve essere una garanzia di libertà. Per questo ho insistito molto sul fatto che siamo l'unico continente al mondo che non ce l'abbiamo. E questo dobbiamo essere. Ecco, quindi io ritengo che noi italiani abbiamo tutti i requisiti per essere protagonisti di queste cose. Viviamo un tempo difficile, la pandemia, la guerra che scuote il cuore dell'Europa, allora abbiamo bisogno di più Europa e vogliamo dirlo con forza qui in Toscana, in Consiglio regionale. L'Europa è una comunità di popoli, di storie differenti, è una comunità di visioni tali da cercare di lasciare alle ragazze e ragazzi un futuro migliore. Oggi abbiamo necessità che la Toscana giochi sempre più un ruolo da protagonista in Europa, perché solamente con politiche comuni è possibile ridurre le disuguaglianze, è possibile fare in modo che un bimbo che nasca anche nel più piccolo territorio della nostra regione abbia gli stessi diritti e le stesse opportunità di un bimbo che nasce a Francoforte o in Baviera. Ce ne rendiamo conto ogni giorno, innanzitutto nei comportamenti che dobbiamo tenere rispettando le leggi, le norme della nostra comunità. Il 70% delle norme sono leggi europee, direttive europee che devono essere attuate con norme nazionali o regionali, sono indirizzi che vengono da organi comunitari. Ma contemporaneamente guardate le risorse per i nostri servizi. Una regione che ha 1.300.000.000 di bilancio, in realtà nei prossimi 6 anni avrà 6.600.000.000 di progetti, 6.120 progetti che vengono dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fondi europei, e 3.300.000.000 di progetti che nascono dal cofinanziamento fra la Regione e l'Europa nei fondi strutturali, il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo, il Fondo per le Regioni Marittime, il Fondo per l'Agricoltura. Ecco che l'Europa quindi convive, vive con noi e anima le nostre comunità, e allora noi ci dobbiamo sentire europei. La generazione Erasmus è la generazione che dà il senso di come, superando la barriera della lingua e integrandosi sul piano degli studi, prima di tutto ci si sente europei, e è il lavoro che come Regione Toscana dobbiamo fare, e in questi 5 giorni, dal 4 di maggio al 9 di maggio, il giorno dell'Europa, ci saranno più di 150 personalità europee a seguire i nostri momenti, che fra l'Università Europea nella sua sede a Fiesole o in quella nel Palazzo Pontalenti a Firenze, alla Regione Toscana con i convegni che continuamente si svolgono a Palazzo Vecchio, noi viviamo questi giorni come i giorni dell'Europa. È una seduta solenne, importante, come tutte le occasioni che vedono riunito il nostro Consiglio regionale, alla presenza del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ringraziamo per aver accettato l'invito del Consiglio
la rende ancora più particolare e speciale. È un momento che segna l'avvio anche del programma delle iniziative alle quali ha lavorato la Commissione Europa, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, occasioni per parlare dell'Europa, occasioni soprattutto per affrontare le tematiche anche più rilevanti, e nei prossimi giorni ci sarà anche la presentazione di altri momenti che ci auspichiamo possano richiamare l'attenzione generale su questioni che guardano all'attualità ma anche al futuro dell'Europa. L'Europa è la nostra casa, è il luogo dove ciascuno di noi vuole vivere e costruire il proprio presente e il proprio futuro, è la nostra grande opportunità. La Toscana festeggia la festa dell'Europa e si colloca sempre più in un contesto internazionale come regione d'Europa. Questa è la sfida alla quale siamo chiamati ciascuno di noi a rappresentare i cittadini toscani, a collocare il futuro dei nostri giovani. Per questo vogliamo costruire la solennità di un festeggiamento che entri nel cuore e nella testa dei cittadini toscani. L'Europa ci ha salvato dal Covid, lo sappiamo. L'Europa è quel luogo magico che ha conservato per tanti anni anche la pace fra gli Stati ed è un luogo che supporta e sostiene tutti quanti noi. È per questo che noi dobbiamo festeggiare, dobbiamo chiedere all'Europa uno sforzo ulteriore. Laddove c'è una guerra, soprattutto ai confini dell'Europa, noi dobbiamo chiedere all'Europa un ruolo da protagonista nella mediazione internazionale. Non può essere, diciamo, secondario il ruolo di una grande comunità. Noi sogniamo gli Stati Uniti d'Europa, sogniamo un grande continente che sia in grado di fare una difesa autonoma, uno Stato dove ciascuno di noi possa collocare le proprie energie, le proprie intuizioni. E mi auguro che questa festa e la nostra regione, la Toscana, giochi un ruolo da protagonista. Sempre più una regione d'Europa, sempre più un unico grande continente che diventa un unico grande Stato, e quindi è impensabile pensare dentro questo grande continente che ci possa ancora essere una guerra. Quindi un ruolo da protagonista nella mediazione per la risoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina. Per un'Europa libera e unita, era il titolo originale del manifesto di Ventotene, che è stato scritto appunto durante l'esilio, durante il confino nell'isola di Ventotene, e da degli illuminati che hanno pensato a una federazione europea che fosse fondata sui principi della pace, della coesione, della collaborazione, per superare i 30 anni di guerre che possono essere detti quasi ininterrotti tra la prima e la seconda guerra mondiale e che avevano devastato l'intera Europa. Questo appello oggi, questo titolo, diventa più attuale che mai di fronte ai venti di guerra che ormai da più di un anno soffiano ai confini dell'Europa, perché i principi di pace sono qualcosa che per essere coltivati hanno bisogno di essere estesi. Facciamo nostro questo titolo, facciamo nostro il manifesto e crediamo che mai come oggi ci sia bisogno di un'Europa forte all'interno di un sistema multilaterale, in un mondo particolarmente complesso dove la pace deve essere cercata con tutti i mezzi. L'Europa deve avere un ruolo più forte da questo punto di vista e noi come Movimento 5 Stelle da questo punto di vista, sempre con il Presidente Conte, faremo tutti gli sforzi perché cessi l'escalation militare e si faccia il massimo sforzo per una diplomazia, per una ricerca della pace, questa sia a tutti i costi. Assolutamente sì, la visita del Ministro è legata anche all'Istituto Europeo, un'istituzione tra le più famose per la ricerca e dottorati in ambito europeo, finanziato direttamente dall'Unione Europea. Il Consiglio Solenne vuole testimoniare il ruolo delle regioni e della regione toscana nel processo di unificazione dell'Unione Europea, dei popoli europei, perché come sapete noi siamo per un'Europa delle patrie, dei popoli che sappia riconoscere nelle proprie radici il proprio futuro. In questo senso il Ministro ha più volte esortato insieme alla Presidente Meloni l'Europa a svolgere un ruolo attivo soprattutto nei confronti dell'Africa, che sta in questo momento subendo ancora una pesante colonizzazione da parte di alcuni paesi del mondo, in particolar modo la Russia, la Cina, mentre invece noi abbiamo rilanciato l'idea con il cosiddetto Piano Mattei di una cooperazione leale che possa portare l'Africa a svilupparsi e a dare una casa ai propri popoli in modo da crescere in maniera autonoma ed evitare che siano costretti gli africani a lasciare le proprie abitazioni dando vita a flussi migratori che diventano ogni giorno sempre più incontrollabili. Abbiamo
la fortuna di comunque avere un grande rappresentante oggi che è l'onorevole Tajani, che ha vissuto appunto l'esperienza anche a livello europeo, e credo che questo sia possa essere un messaggio, una testimonianza importante. Per quanto mi riguarda, mi è stato chiesto un intervento, sarà un intervento che di riflessione di quello che, della percezione che avevo fino a qualche tempo fa dell'Europa, e grazie all'esperienza sia sportiva che quella politica e quello che è successo nel post pandemia, quello che è stata appunto la riflessione di che cosa è successo, di cosa è cambiato e di che cosa questa l'Europa dovrà continuare a fare. Ed è necessario perché l'Europa è la nostra forza, se ricordiamo le parole di David Sassoli, ed è il nostro futuro. Quindi è giusto festeggiarlo e mi sembra opportuno comunicare, che forse non tutti lo sanno, ma a livello di istituzioni europee c'è l'intenzione di rendere il 9 maggio proprio festa di tutti i paesi che fanno parte dell'Unione Europea. Noi come italiani parteciperemo, sosterremo questa cosa, però noi in Toscana già festeggiamo, vediamo qui oggi questo consiglio, ma poi tanti eventi in tutte le nostre città, località più sperdute, se intendono, ovvero fare qualcosa, esporre la bandiera europea, che, ripeto, è la nostra forza e la nostra cultura, che ci contraddistingue rispetto alle altre realtà del nostro mondo, e che sono differenti, ma quando si parla di valori sociali, di pace, non sono parole vuote, specialmente ci rendiamo conto ultimamente, dove è più frequente poi frequentare e confrontarsi con gli altri che apprezzano, perché non hanno certi valori e certi diritti che invece per noi sono acquisiti. Sicuramente sono momenti di confronto importanti, momenti che naturalmente tengono vicine le istituzioni regionali all'Unione Europea. Voglio ricordare che le regioni, anche lo stesso Comitato delle Regioni, ci dimostra quanto in realtà i territori siano fondamentali anche nel processo di integrazione. I fondi comunitari e la programmazione ordinaria svolge un ruolo importantissimo per, diciamo, compensare le risorse proprio degli enti regionali. Penso alla politica agricola, penso anche ai fondi di sviluppo e ai fondi, diciamo, sociali, che naturalmente aiutano in questo senso a programmare delle politiche importanti, le politiche giovanili, le politiche sull'occupazione. Quindi un rapporto che per noi è fondamentale. È chiaro che c'è poi un ruolo di attuazione di quelle che sono le risorse importanti che arrivano in Regione Toscana attraverso la programmazione, soprattutto attraverso i bandi. Sono occasioni fondamentali, soprattutto oggi. Voglio ricordare, oltre ai fondi ordinari, il PNRR, una partita ancora aperta su cui si stanno giocando anche tavoli su più livelli, penso anche a livello nazionale, la necessità comunque di intervenire anche dove e a dover correggere magari laddove il PNRR oggi non è più al passo dei tempi.